Guardate il bel tramonto. C'è intenzione di fa un po' di bollito. A Roma si chiama a picchia po'. A lei gli piace più che altro il bollito con le patate. Ci butto pure due patate e le metto a lessare. Vediamo se la fa, va. Allora, oggi abbiamo la collaboratrice. Abbiamo la collaboratrice domestica. Oh, questo è tutto già sciacquato, no? Allora, il sedano, grossolano, così. Soffritto da picchia po'. Andiamo di olio. Il pezzemolo aspettiamo. Dimenticavo un po' di cipolla. Poi un po' di polpa. Lasciamo sempre dei pezzi grossolani così lascio col grasso. Altro pezzetto di polpa, un po' di spalla, ecco qua. Ecco qua, andiamo. Dentro famo rosolà, così si sigilla la carne e trattiene tutti i sapori. Lasciamo andare un attimo così, tappo con questo. Allora, controlliamo. Ci
ci buttiamo pure una testa d'aglio, io non la metto in camicia. La fiamma assalta più alto di così, se può fare. Il fuoco del camper è questo, tanto si sa scioglie tutto il pomidoro. Mi sa che mi si sta bucio qui. Ok, muovetevi i pezzi, controllate che si saldano tutti e su tutti i lati. Ok, aiuto cuoco, che dici, un bicchieretto di vino? Yes, thank you. Il fuoco va, logicamente che la potenza che c'è poi è il fuoco del camper, ma noi non andiamo di fretta. L'unica cosa, l'importante è che basta. Ci vanno 2 ore e mezza. Sì, noi veniamo a metà, Dai, dai, ottimismo. Allora, dato che vorremmo cercare di non accendere gli scaldamenti, non fa tanto freddo, dopo che siamo stati a meno 11, per noi queste temperature già vanno più che bene. Ok, apriamo un po' il turbovent e famo svaporare. Che vuoi dalla mia padella? Io devo stare un so male invece, ma aiuto, aspetta che devo dire. C'è il mio bicchiere, bicchiere nuovo. Di normali contro quelli che rubano in chiesa. Cin cin. Signora, vai, facciamo bene amore. Cin cin, cin. Ah, mo dopo mettiamo un goccetto di vino, ma solo quando sei rosolato bene, che se metti il vino prima non si sigilla bene. Mentre cuoce vi faccio vedere sti colori, guardate che meraviglia. Prima di buttare l'acqua poi ci metto un bel ossetto, perché alla fine ci ricavamo il brodo, no? E questo è per fare il bollito, per farci il bollito è per farci il brodo, e a picchia po era praticamente una ricetta di riporto, no? Quando avanzava il bollito ci facevano a picchia po, che dopo vi faccio vedere. Intanto mi sono messo a scaldare un po' d'acqua, perché sopra ci dovete mettere l'acqua già calda. Che se no va avvicinato all'esso. Mettiamo ancora. Copriamo bene la carne, poi dentro ci mettiamo le patate che si dovranno lessare. Ecco fatto, prima di chiudere il prezzemolo grossolano che si eravamo lasciati indietro. Non metto sale, non metto pepe, non metto niente, faccio tutto al naturale così, poi dopo mi condisco quando faccio la picchia po. Chiudiamo e via così per 2 ore e mezzo. Montiamo un video. La signora sta laggiù che si rilassa, il bollito bolle e si fa un goccetto di vino.
Solli? Dice orologio, ma io vedo fa le 7 e un quarto. Sta bollita è 7 meno 10. Ai 9:20 smorziamo. Forse le 7 e un quarto. E come dice un amico mio romano, è l'ora di Ervinello. Bella Dani, indirizzo sconosciuto, è grande, datela a vedere. Bella Danilo, ah, senti. In the great outdoors, forever free. Step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Cacciara, un pochettino d'olio, allora, dentro abbiamo buttato l'aglio tritato leggermente impastato, il prezzemolo, un gambetto di sedano, sale, pepe e un goccino d'aceto di mele, un goccino, un po' di aceto di mele, aggiustate per dargli la giusta fluidità e la giusta acidità. E io ci ho messo anche un pochino di parmigiano, poco poco. Questo è il tritatutto fantasticoso d'esami, eccolo qua, finitore dove versarlo. Facciamo assaggiare l'assistente. Va bene di acidità? Questa va sulla carne. Sono le 9 e un quarto, stavo lì dalle 7. Ok, questo qua per chi usa, questo è midollo, questo si succhia che è una bontà. Questo qui era meglio. E uno e due mamma mia godore. E questo è il brodino che comunque ci serve. Vediamo un po'. Va bene? Io direi di sì.
goccino di vino. Aceto. Pelati. E sciacquiamo il barattolo col brodo. Pizzico di passata. Goccino d'olio. Un pochino di sale, del pepe, e un po' di brodo. Se ci finisce pure qualche carotina non è male, eh. Lasciamo cuocere una ventina di minuti, fuoco basso. Adesso, mentre il sugo va, prendiamo un po' di carne, le patate, pepe, olio, la salsetta. Patate e bollito con salsetta verde. Il sugo vado a cuocere almeno 20 minuti, mezz'ora. Buttata la carne, buttiamo un attimo del brodo. E fa mannà, 10 minuti così. Ed eccola qua. Adesso si fa una bella cosa, prendete una cucumella con un po' di brodo e metteteci un po' di sugo dentro, così. E boh, vi faccio capire perché. Vi faccio vedere il panino romano che la picchia po'. Questo si fa così. Si mette un po' di merce dentro, la ciccetta, così.
si chiude, te prendi la cucumella col brodo e sentigne, vedi? Così. Eh? Da paura, regà.